Eccoci live, buonasera amici di Dieta Flessibile Italia. Qui Mario Giglio, e nella diretta di oggi andremo a vedere la chiave per la libertà. E allora, mentre aspettiamo che vi connettete, mi raccomando, al solito, se stai guardando questo video dopo in differita, metti un commento e scrivi replay. Se invece lo stai guardando in diretta, adesso appena ti connetti, clicca il tastino like, il cuoricino e condividi con i tuoi amici questa diretta, perché oggi andremo a vedere la chiave della libertà con una piccola storiella dalla schiavitù. Ebbene sì, perché noi tutti siamo schiavi finché non impariamo. Se ci sei, batti un colpo, fatti sentire, voglio vederti nei commenti, se no non comincio. Ecco, ci stiamo collegando. Buonasera a tutti. Bene, bene, bene. Dai, 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 collegatevi e mettete un bel like. Allora, amici, come vi ho detto nel titolo di questo video, oggi andiamo a vedere la chiave per la libertà. La libertà dallo stress delle diete restrittive, la libertà dalla, diciamo, imposizione alimentare data dai rigidi schemi, la libertà di mangiare quello che vuoi, ottenere il corpo che desideri senza sofferenza, senza frustrazione, senza restrizioni, la si ottiene solamente in un modo. La si ottiene solamente imparando. Bene sì, perché il classico approccio delle persone è quello di ricevere da qualcuno, di solito magari si spera un professionista, dei consigli o delle prescrizioni. In cambio di questo si dà del denaro e si ottiene un piano di cose da fare. Questo è l'approccio che si ha di solito quando ci si rivolge a un professionista del fitness, della nutrizione, ma anche un medico, insomma, qualsiasi attività professionale, anche se vai dall'avvocato, è la stessa cosa. Ora, se tu vai dall'avvocato perché vuoi, diciamo, risolvere un problema legale, è una cosa che in teoria non ti dovrebbe capitare spessissimo, si spera, e quello che puoi fare è chiedere una consulenza, ti fai seguire, ti fai aiutare, risolvi quel problema e finisce lì. Quindi la chiave in questi casi è rivolgersi a un professionista, una persona brava che ti risolve il problema. Negli altri approcci, no, cioè non in tutti gli approcci della vita, però in tutte le cose funziona così. Uno, per esempio, dei settori nei quali non funziona assolutamente così è la nutrizione e l'allenamento. Perché? Perché a differenza del caso legale dove tu vai dall'avvocato, ti risolve quella determinata causa e si spera che non ti debba succedere mai più, nella nutrizione, nel fitness, tu non fai una volta, risolvi qualcosa e poi finisce lì, non devi più prestarci attenzione. Perché purtroppo, o per fortuna, amici miei, dipende da che punto di vista lo guardate, il nostro corpo è in continuo mutamento, che vuol dire che se tu risolvi il sovrappeso oggi, non è che non sarai più sovrappeso a vita, anzi, probabilmente ci ritornerai in continuazione se non fai più nulla. Nella causa con una persona risolvi quel problema legale, in teoria non dovresti più averlo di nuovo, se no c'è un problema di fondo molto grave. Ok, nel sovrappeso, nell'aumento muscoli, nella tua nutrizione, no. Tu lo avrai sempre quel determinato problema o quella determinata strada per il cambiamento. Se tu vuoi mettere muscoli, non è che risolvi una volta andando una volta dal personal trainer, ti fai fare la scheda, hai messo muscoli e ti rimangono a vita. Tu dovrai fare quel percorso sempre. Quindi fare, diciamo, la cura del tuo corpo è come farti la barba. È qualcosa che purtroppo, che ti piaccia o no, all'uomo ti cresce ogni giorno, quindi te la devi andare a fare ogni giorno. Alla donna la ceretta. La dovrai fare praticamente ogni settimana, ogni 2 settimane, dipende da te. Non è qualcosa che dici l'ho fatto una volta, addio, arrivederci e grazie. Quindi, mentre a differenza di un problema che risolvi una tantum, tu puoi chiedere consulenza, farlo e addio, non si ripresenta più. Nel caso di dieta, allenamento, ma anche nel caso, ad esempio, di imparare una professione, no? Tu devi farlo in continuazione. E quindi la chiave per non essere schiavo degli altri, in questo caso dei professionisti che ti impongono un piano che tu devi seguire, è quella di imparare. Se tu ti rivolgi all'avvocato per risolverti una cosa, non devi imparare la legge, non devi diventare un maestro, un avvocato anche tu.
ti basta che ti risolve quella volta quel caso con la consulenza, impari quello che ti basta per non ripresentarsi di nuovo il problema. Adesso, se devi sfrattare un inquilino, lo farai una volta, hai finito. Mentre invece nella nutrizione, nell'allenamento, nell'imparare una professione, tu devi imparare. Quella è la chiave per la libertà. Se tu rimani schiavo dei sistemi dati dall'esterno, dalle altre persone, esempio, continuo ad andare dal personal trainer per allenarmi perché comunque io non sono in grado mai di allenarmi, tu rimarrai sempre connesso a lui. Nel momento in cui lascerai il personal trainer e smetterai di allenarti con lui, non avrai più risultati e dovrai essere sempre pronto a pagare 50 euro a sessione per allenarti col personal trainer. Se invece, a differenza di avere un approccio dove chiedi una consulenza, chiedi un piano, segui quello e non impari, se tu segui un approccio invece dove impari e capisci quali sono le cose che ti danno risultati, quello è l'approccio che ti renderà libero a vita dalla schiavitù. Proprio per questo noi abbiamo creato il sistema di dieta flessibile con una metodica diversa rispetto alle persone che ti vendono un piano di nutrizione, una dieta stampata, un sistema dove prendi quello che c'è, lo mangi per come c'è scritto sul foglio e hai finito. Quello non è un percorso sostenibile a vita. Quello è un percorso che ti rende schiavo del professionista che ti fa la dieta e poi ti fa i controlli. Quello è la chiave per essere sempre più schiavo e fallire nel lungo periodo di tempo. La dieta flessibile invece si basa sull'imparare come funziona realmente il tuo corpo, la nutrizione, l'allenamento e poi essere libero a vita di ottenere risultati. Quindi se ti piace questo sistema, clicca qui sotto, sono centinaia di persone nel gruppo connesse che ovviamente già lo seguono da tantissimo tempo e sanno benissimo che questa è l'unica chiave per la libertà dalle restrizioni, imparare esattamente come funziona il nostro corpo. Perché una volta che diventi un maestro dei macronutrienti, cioè sai esattamente quali sono i macronutrienti per il tuo corpo, sai come funzionano, impari a capire i cibi, capisci quali contengono grassi, quali proteine, quali carboidrati, come inserirli nella tua alimentazione ogni giorno, anche variando. Tu non sarai più schiavo dei piani restrittivi, non sarai più schiavo degli obblighi imposti da qualcun altro che sceglie al posto tuo. Quindi la cosa più triste per me è affidarsi a qualcuno che sceglie al posto tuo e non avere la libertà perché ti mancano le conoscenze. Quindi se ti mancano le conoscenze non puoi essere libero, perché nel momento in cui tu hai bisogno di fare delle variazioni non le sai fare, nel momento in cui hai bisogno di farti un piano perché sei in vacanza, perché sei fuori, perché sei da un amico, non lo puoi fare. Proprio per questo la dieta flessibile ti rende libero, perché ti insegna, devi ovviamente fare un percorso differente, ci vuole all'inizio più tempo, perché devi far pratica e devi studiare, studiare quel minimo che serve, ti insegna a essere libero nella tua alimentazione senza restrizioni. Quindi, per quanto riguarda l'allenamento, è uguale, se tu vuoi ottenere risultati a lungo termine dal tuo corpo, vuoi avere un corpo in forma, vuoi far sì che il tuo grado di fitness si mantenga per tanto periodo di tempo, non puoi, diciamo, essere obbligato a chiedere una scheda ogni mese, a chiedere, diciamo, ogni volta una variazione, non puoi essere obbligato ad avere, il personal trainer che ti segue e ti insegna ogni volta durante la sessione. Queste possono essere cose utili una tantum all'inizio, o magari può essere utile seguire una progressione ben strutturata, ma sapere come variare, cosa cambiare e come gestire il tuo corpo è una cosa che tu devi saper fare. Questo è quello che insegniamo, ad esempio, nel percorso Corpo da Sogno, dove diamo le risorse pronte, ma spieghiamo e diamo tutte le chiavi per modificare il proprio schema, per poter avere delle variazioni nel proprio percorso che portano dei risultati. Questa è la chiave per non essere schiavo poi dei personal trainer o delle varie figure professionali, non ce l'ho con nessuno, ovviamente, è giustissimo, ma quelle professioni che non insegnano, ma prescrivono e basta, risultano a lungo periodo di tempo una schiavitù per il cliente, invece che essere ovviamente qualcosa che porta risultati sostenibili nel tempo. Quindi quello che puoi fare adesso è intanto metterti in lista di attesa per quella che è l'Accademia della Dieta Flessibile. Vedi, è talmente tanto importante l'argomento che persino i cani impazziscono per la nostra Accademia della Dieta Flessibile. Abbaiano per far sentire il loro, diciamo, il loro interesse. Quindi, se anche tu ti vuoi mettere in lista per l'Accademia della Dieta Flessibile, mettiamo il link qui sotto nei commenti. Come funziona l'Accademia della Dieta Flessibile? L'Accademia della Dieta Flessibile è l'unico percorso che è strutturato per dare
un apprendimento continuo alle persone che ne fanno parte è per far sì che si abbia esattamente ciò che serve per ottenere dei risultati a lungo termine. Infatti, mentre tu puoi ottenere risultati a breve termine seguendo una prescrizione, abbiamo detto, nel lungo periodo di tempo non puoi avere sempre solo questa prescrizione, ovviamente. Quindi quello che dovrai fare sarà imparare i concetti chiave, quello che serve realmente per ottenere risultati nel lungo periodo di tempo. E noi per fare questo abbiamo strutturato un percorso che è l'Accademia della Dieta Flessibile. L'Accademia della Dieta Flessibile è nata a inizio del 2020 su, diciamo, una richiesta continua che arrivava da parte delle persone che volevano ovviamente apprendere il nostro sistema. E ci chiedevano come possiamo fare a ottenere le competenze necessarie, come possiamo ottenere le conoscenze, e noi abbiamo capito che dovevamo dare sempre di più alle persone una conoscenza e non soltanto una prescrizione. Quindi, ovviamente, tutto il sistema di dieta flessibile viene spiegato nel dettaglio tutto il sistema Metaflex, tutta la teoria e la metodologia dell'allenamento che porta realmente risultati, e ti offre l'assistenza e un percorso completo che la maggior parte delle persone cercano ma non ottengono da nessuna parte. L'Accademia Dieta Flessibile è qualcosa di adatto sia a chi è un professionista del settore, ma soprattutto in realtà a chi vuole imparare per essere libero nella propria vita. Quindi non è soltanto qualcosa che è adatto per chi dice c'ho un percorso di studi alle spalle, voglio approfondire, non so perché lo voglio fare di professione. Quello assolutamente va bene. Ma in realtà, come ti ho spiegato in questo video, tutti devono fare un percorso di apprendimento e di studi per imparare realmente ciò che porta risultati. Non puoi più oggi, nel 2020, permetterti di, diciamo, basare tutta la tua vita su aspetto che le persone mi diano la mano, mi diano la consulenza, io compro il sistema e poi devono fare tutto loro. Non funziona così. Se non vuoi essere schiavo a vita di quello che le altre persone, i professionisti fanno e ti danno come cosa da seguire, devi imparare assolutamente tu come fare a ottenere risultati. E questo si fa ottenendo le conoscenze, le competenze che noi condividiamo all'interno dell'Accademia della Dieta Flessibile. Quindi questo è il percorso veramente capolavoro più completo che abbiamo mai fatto, è qualcosa di, diciamo, enorme, il nostro capolavoro, e le centinaia circa di persone che sono entrate a febbraio in questa accademia hanno già valorizzato tutto questo. Si sono diplomati i primi nell'accademia, hanno strutturato il loro percorso. C'è chi lo sta usando per la, diciamo, propria attività professionale, chi invece ha appena iniziato un'attività, diciamo, di fitness, di coaching nutrizionale e così via, e ha deciso di farne una professione grazie all'Accademia. Chi invece l'ha utilizzata per le proprie conoscenze e competenze e semplicemente ha capito adesso come strutturare il percorso per il proprio corpo dei sogni, ha capito come far sì che non si sia più schiavi dell'imposizione all'esterno e ha strutturato un percorso adesso adatto al proprio corpo senza aver bisogno di stare alle continue dipendenze da qualcun altro. Quindi, se anche tu sei interessato a imparare invece che semplicemente ricevere prescrizioni, mettiti in lista d'attesa gratuita, è una lista di registrazione prioritaria che serve per avere accesso anticipato alla videoserie dell'Accademia Dieta Flessibile che rilasceremo nei prossimi giorni e poi di avere l'accesso, diciamo, anticipato, prioritario, senza alcun vincolo ovviamente, a fine settembre, quando apriremo le porte nuovamente all'Accademia. L'Accademia aprirà le porte il 28, ma la lista d'attesa prioritaria sarà aperta il 27, quindi avranno accesso prioritario e anticipato. Pertanto puoi cliccare il link che trovi al di sotto di questo video, entra nella lista d'attesa prioritaria, ci vediamo prossimamente e riparleremo abbondantemente dell'Accademia della Dieta Flessibile nei prossimi giorni. Ciao da Mario Giglio e da Dieta Flessibile Italia. Buona serata.